grazie, grazie Diego. E grazie a voi tutti di essere qua così, così numerosi a sottolineare anche l'attesa che c'era anche per questa guida. E vorrei dar voce anzitutto a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione sul terreno del sentiero, perché il sentiero Frassati non è solo descritto nella guida, esiste sul territorio, è stato segnato, è stato progettato e fatto proprio dalle sezioni, 11 sezioni della SAT, che lo mantengono, si sono presi l'impegno di mantenerlo nel tempo. Pertanto vorrei proprio cogliere l'occasione per sottolineare e per ringraziare tutti quanti si sono impegnati per realizzare la segnaletica di questo progetto.